Bentrovati, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi è stata una giornata di proteste, i lavoratori che hanno protestato anche in maniera eclatante, come nel caso di Siracusa Risorse. Alcuni dipendenti hanno ripreso la protesta, chi arrampicandosi sulla cisterna, chi sui tetti della sede della polizia provinciale. Ma sentiamoci, racconto tutto, come vedete alle mie spalle, se vi spiguglia. Tornano a protestare i lavoratori di Siracusa Risorse. Già qualche settimana fa due di loro si erano presentati qui al consorzio di buon mattino. Uno era salito sulla torre, un altro era salito sul palazzo. La protesta è tornata e hanno deciso di manifestare in maniera ancora più esemplare. Questa volta sul tetto della palazzina ci sono cinque persone. Non è detto che nel corso della mattinata non aumenti il numero delle persone sul tetto, ed è tornato la stessa persona dell'altra volta invece sulla torre. Questo cosa significa? Hanno detto non è cambiato nulla, si sono presentati in tanti hanno detto provvederemo, cercheremo di spingere, vedremo come fare per farvi avere i vostri stipendi. Di fatto nulla è accaduto, ci sono quei 19 milioni di euro in ballo che dovrebbero essere però suddivisi su diverse province. Ci sono 9 milioni, forse 10. Il commissario della ex provincia ha detto vedremo quanti ne toccheranno a Siracusa, provvederemo a pagare gli stipendi. Di fatto però loro sono ancora qui, dicono nulla si è mosso, nulla si sta muovendo, non abbiamo voce. No, non abbiamo voce perché non vogliono dare voce ai lavoratori. Di fatto sono state abbandonate a se stessi. Sono state, credo che sia la responsabilità del governo e chi ci rappresenta, anche della classe politica, a meno che l'unica telefonata del Presidente della Commissione Bilancio, che domani si dovrebbe discutere su quelle quote, che sono i 19 milioni che dovrebbero toccare per la provincia di Siracusa, più 9-10 milioni che vanno ai 8 mesi già maturati di questi lavoratori, ma di fatto sono stati abbandonati lavoratori. I lavoratori non li possiamo paragonare ormai più a numeri o matricole, hanno una dignità, sono lavoratori che devono dare risposte alle famiglie, ma hanno la responsabilità perché ormai hanno finito tutto, e se succede qualcosa e li costringono anche, per poter sfamare i figli, andare verso l'usura, ed è una grossa, è una denuncia che faccio, me ne assumo la responsabilità, perché questi sono i fatti. Onde evitare di fare danni, di fare ulteriori azioni eclatanti che possono scaturire, come il lavoratore che ha la tanica di benzina che non vuole fare salire a nessuno. Quindi ce l'hanno la responsabilità il governo e la classe politica, perché non vogliono rispondere mai alle esigenze dei lavoratori. Nell'attesa, intanto loro dicono noi continuiamo a manifestare, la nostra voce non l'ascolta nessuno, almeno mostriamo chi siamo, mostriamo le nostre facce, mostriamo i nostri corpi in questa forma di protesta estrema. Da una vertenza a un'altra, quella della Ciclat, giovedì è prevista un'assemblea dei lavoratori, dopo aver ricevuto risposte negative dal comune, e assemblea che si terrà in Piazza Duomo. L'incontro con il comune di Siracusa e la sicula Ciclat richiesto non ha registrato alcun avanzamento, accendendo ancora di più l'esasperazione dei lavoratori che reclamano il mantenimento degli impegni sottoscritti in sede di cambio appalto, che prevedevano l'impegno a concertare ogni possibilità di incremento economico per i lavoratori dell'appalto. Il comune di Siracusa, che a suo tempo giustificava il taglio del budget di gara del 21% per un presunto esubero del personale della Socosi nell'ufficio tributi, taglio che ha prodotto un drastico ridimensionamento delle ore di lavoro e conseguente abbassamento del salario dei lavoratori, vede oggi il dirigente della fiscalità che, di fronte ad oltre 12.000 pratiche inevase dell'ufficio tributi, chiede di poter effettuare lavoro straordinario con il personale comunale per chiudere le pratiche. Stessa situazione per quanto attiene i 7 lavoratori ex LSU assunti dopo oltre 15 mesi da Sicula Ciclat, con contratti a tempo determinato che termineranno a dicembre. Nessuna assicurazione e nessuna prospettiva di conferma del loro contratto di lavoro a tempo indeterminato. Filcams, Fisascat e Wiltux hanno indetto l'Assemblea Generale dei lavoratori dell'appalto Sicula Ciclat, che si terrà giovedì per l'intero turno di lavoro dinanzi a Palazzo Vermexio in Piazza Duomo. Stefano Gugliotta, Vera Carasi e Anna Floridia ritengono incomprensibile l'atteggiamento dell'amministrazione comunale nei confronti dei lavoratori che gestiscono l'ufficio che determina le entrate del comune di Siracusa. E questo l'unico comune d'Italia che non garantisce lo sportello pomeridiano dell'ufficio tributi, né l'apertura del sabato.
Partenza Comes, i lavoratori ieri hanno occupato la sede dell'azienda e il sindacato chiede di visionare adesso le buste paga dei lavoratori stessi. Lavoratori Comes di nuovo sul piede di guerra, un'invasione pacifica. Avete occupato i locali della Comes, la ditta presso la quale aspettano ancora di ricevere degli stipendi, un numero importante di lavoratori. Ma non soltanto avete bisogno, quello che voi richiedete non vi è stato dato, è la copia delle buste paga, perché con queste poi potete avanzare la richiesta di fatture alla Lukoil. Sì, in effetti, diciamo, la situazione è degenerata perché da 2 mesi chiediamo al datore di lavoro della Comes di avere appunto le copie delle buste paghe per poi chiedere alla Lukoil di pagare direttamente i lavoratori. Naturalmente sono anche gli avvocati che stanno provvedendo e che hanno già provveduto con un decreto ingiuntivo, però è chiaro che il giudice ci chiede, come dire, un dato certo che solo le buste paghe possono comunque avere la certezza. Però è chiaro che c'è un altro problema. Noi abbiamo anche il problema occupazionale, quindi la situazione è degenerata perché ieri abbiamo saputo che le due aziende, che quella subentrante di Gela e la Comes, le trattative si sono interrotte in quanto qualcosa non ha funzionato fra le due società. E quindi anche questa è stata, diciamo, l'invasione della società. Oggi è arrivata una nuova convocazione per le ore 16 dove ci dovranno spiegare qual è l'alternativa al progetto industriale di questa società. I vigili del fuoco rivendicano il ruolo assegnato al loro difficile e delicato lavoro. Basta medaglie, dicono, vogliamo essere trattati e retribuiti adeguatamente al nostro impegno professionale, alla pari delle altre forze dello Stato preposte alla sicurezza. I vigili del fuoco italiani sono sotto organico, mal retribuiti e in età avanzata, dove la media è di 50 anni, inoltre sono demotivati. La situazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è a dir poco disastrosa. La carenza di organico è cronica, sono retribuiti molto meno dei colleghi di altri corpi, in un divario che supera i 300 euro mensili nelle qualifiche più basse, sino ad arrivare a circa 700 di differenza nei gradi più elevati, nonostante abbiano mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria. Non abbiamo i trattamenti delle pensioni legate all'attività operativa che hanno gli altri corpi dello Stato, dicono i pompieri. Il personale vive in una palese ingiustizia mentre le istituzioni ci considerano a parole i due corpi preposti alla sicurezza dei cittadini, forze di polizia e vigili del fuoco nello stesso livello professionale, ma di fatto siamo discriminati. Altro grave problema è l'aumento dell'età media del personale operativo causata dalle mancate assunzioni e dall'immissione in ruolo di personale già in età avanzata, così come dall'elevazione dei requisiti di accesso alla pensione. Mancano nella forza lavoro quasi 4.000 vigili del fuoco, a cui vanno aggiunti circa 700 tra infortuni e malattia. Il sindacato dei pompieri italiani, CONAPO, lancia un appello ai politici affinché sia ridata la giusta e piena dignità ed efficienza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Basta medaglie, vogliamo essere retribuiti adeguatamente. Questo è il messaggio lanciato dal sindacato dei Vigili del Fuoco dopo aver appreso della medaglia d'oro che sarà assegnata loro dal Presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia che si terrà il 1 dicembre a Roma. Tanti riconoscimenti ricevuti, ma siamo da sempre i peggiori retribuiti. Lo Stato ci tratta come un corpo di serie B, in un malessere palpabile anche al comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Così dice amareggiato Francesco Anzalone, responsabile provinciale del sindacato. Si tratta, incalza il sindacato dei Vigili del Fuoco, dell'ennesimo umiliante paradosso di uno Stato che con una mano ci riconosce le più alte onorificenze e con l'altra continua a trattare i nostri uomini con retribuzioni da fame. Chiediamo semplicemente più assunzioni di vigili e maggiore attenzione nella legge di bilancio verso i nostri servizi che sono indispensabili e alla pari di altre attività istituzionali. La cronaca ci porta a Pechino, dove poliziotti del locale commissariato, insieme con Polizia Municipale, ASP e Presidio Territoriale di Emergenza, hanno eseguito dei controlli amministrativi in 2 esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande in via Pascoli e riscontrando alcune irregolarità amministrative. In particolare, in uno di questi è stata riscontrata, tra le altre irregolarità, l'assenza di documentazione che comprova la tracciabilità degli alimenti e quindi sono state elevate a sanzioni pari a 1.000 euro. Parliamo adesso di politica. Politica, come sapete, ieri sera c'è stato a Siracusa il
l'ex segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani al centro del convegno, la riforma, quindi il referendum sulla riforma costituzionale. La sinistra riformista scende in campo anche a Siracusa a sostegno del no al referendum per la riforma costituzionale. Lo ha fatto ospitando il leader dell'area, Pierluigi Bersani. In un'affollata assemblea, Bersani ha ribadito di essere a Siracusa solo per parlare di referendum e non dei veleni al Vermexio. Come in altre realtà, io adesso non le conosco tutte le realtà e neanche bene Siracusa. Non la conosco abbastanza. Ha parlato anche di lavoro e prospettive per i giovani che a suo dire deriverebbero dal mantenimento della Costituzione. Di lavoro per esempio, no? Ogni tanto, perché io penso che nelle famiglie, sì adesso ormai poco a poco sono costretti a appassionarsi anche del referendum, ma non credo che sia il loro punto principale. Il nostro punto principale è come cavolo facciamo a dare a lavorare alla nuova generazione. Dovremmo occuparci di questo giorno e notte. Autostrada Siracusa-Gela, ripartono i lavori per la riqualificazione dei lotti di Avola, Noto e Rosolini. Sono ripresi gli interventi di riqualificazione della tratta in servizio ex lotti Avola, Noto e Rosolini, che si concluderanno nel marzo 2017. I lavori sono stati interrotti per evitare incolonnamenti e perdite di tempo nel periodo estivo, quello di maggiore concentrazione del traffico veicolare. I lavori affidati all'impresa SIX con sede a Priolo riguardano il rifacimento del tappetino usurato e il ripasso della segnaletica orizzontale e verticale. Per l'esecuzione sarà necessario chiudere al traffico circa 5 km della direttrice Rosolini-Noto, spostando la viabilità in apposito doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta a Noto Rosolini, in cui si percorrerà con il limite massimo di velocità non superiore ai 60 km orari e divieto di sorpasso. Lavori, deviazioni e possibili code saranno segnalati da apposita cartellonistica. A Siracusa, medici e docenti da tutti i paesi dell'area euro-mediterranea per un convegno sulle nuove tecnologie di riabilitazione. Abbiamo seguito. 100 giovani medici specializzandi in medicina fisica e riabilitativa provenienti da paesi dell'area euro-mediterranea riuniti a Siracusa per partecipare al 12° corso di alta specializzazione che avrà per tema le recentissime tecnologie in materia di terapia fisica. Fino a giovedì riuniti al Jolly Hotel i migliori specialisti nel campo. Il corso è organizzato da un'associazione nata per volontà delle società scientifiche della riabilitazione sia a livello internazionale sia a livello europeo che dell'area mediterranea. L'associazione ha sede a Siracusa per volontà del dottor Franco Cirillo, che ne è il socio fondatore. Ormai Siracusa è la sede ufficiale di questa scuola che ospita giovani medici specializzanti che vengono da tutti i paesi dell'area del Mediterraneo. Quest'anno sono 80 e la cosa bella è che abbiamo anche studenti che non solo area euro-mediterranea, ma anche al di là di questa. C'è gente che viene dalla Lituania, Lettonia, Estonia, un ragazzo dal Sudan, quindi questa realtà sta coinvolgendo tutti questi giovani medici qui a Siracusa in un corso che non solo serve per migliorare la loro preparazione nel campo specifico, i corsi sono sempre di alta levatura scientifica, ma l'amicizia, si fa amicizia, questi ragazzi vivono a Siracusa in amicizia e poi questa amicizia si trasmette in tutti questi paesi e c'è un ritorno anche d'immagine per la nostra città. Questa scuola è nata per favorire quello che è lo scambio culturale tra la cultura occidentale e la cultura dei paesi del bacino del Mediterraneo, in particolare l'Africa e i paesi della zona est del bacino del Mediterraneo, Turchia e tutti i paesi balcanici. Questi giovani hanno sempre grande entusiasmo per venire e la selezione è una selezione molto rigorosa e hanno molto importanza quello che è il loro curriculum scientifico per realizzare questa importante tappa della loro formazione. A livello europeo noi stiamo cercando di supportare economicamente ma anche culturalmente lo sforzo che viene fatto ogni anno a Siracusa e credo che abbia un valore strategico, perché ogni anno vengono focalizzati temi fondamentali per la riabilitazione e soprattutto Siracusa diventa ogni anno un punto di incontro
tra le diverse nazioni, i diversi giovani. Quindi anche un messaggio che va al di là dell'aspetto scientifico, un messaggio di pace, perché se pensiamo che si incontrano giovani specialisti dai paesi baltici al Nord Africa, al Medio Oriente, diventa un elemento culturale, quindi uno scambio culturale intorno alla riabilitazione, un'omogeneizzazione della modalità di agire. E questo significa mettere alla fine il paziente al centro della nostra attività. Riprende oggi la preparazione della Siracusa in vista del derby di domenica prossima in casa contro l'Agragas. Noi invece facciamo un passo indietro e ascoltiamo, come vedete anche alle mie spalle, le dichiarazioni del tecnico Zeman, Karel Zeman, al termine della partita, tecnico ovviamente della Regina. Succede che abbiamo perso, è la terza consecutiva, quindi qualche problema c'è allo stato attuale. No, penso che sia evidente che quando tanti elementi che nella prima parte della stagione hanno fornito un rendimento elevatissimo poi scendono nel rendimento, la squadra ne risente, quindi una squadra che funzionava bene, quando 3, 4, 5, 6 scendono di rendimento, le cose che prima gli riuscivano facilmente adesso sembrano quasi impossibili da fare, e quindi la squadra ne risente fino a fornire prestazioni come questa, che è sicuramente la peggiore dell'anno. Alcuni limiti che adesso si stanno riscontrando, secondo me, cioè almeno per me, erano evidenti anche prima, quando però venivano nascosti da una grande intensità che quindi aveva la meglio su altri problemi, che quindi ad altri che non si occupano di allenarli per 24 ore al giorno potevano sfuggire. Adesso che quell'intensità non c'è, e cioè dipende secondo me dal fatto primordiale, cioè che non abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme, quindi come ero stupito prima del fatto che stessimo andando troppo bene, almeno dal punto di vista dei risultati, e ne avremmo meritati anche di migliori, adesso si sta vedendo che non fare tutti insieme la preparazione si può pagare. Però ripeto, è più un calo a livello individuale, una somma di cali a livello individuale che poi fanno male alla squadra, perché la squadra già senza uno, due, tre elementi perde. Si chiude qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.